Continua il viaggio di World News 24 nel mondo della cultura, della letteratura, soprattutto perché la cultura è importante, specialmente in questi giorni così particolari. Permettetemi di dirlo, non solo in questi giorni, ma anche in questi mesi. Quindi non è un'utopia, è proprio così. Per cui cerca anche la cultura attraverso varie scrittrici e scrittori di dare un senso a quello che è il panorama mondiale di questi giorni. E oggi il nostro viaggio ci porta da questa signora che vedete inquadrato, una scrittrice pugliese doc di Mola di Bari per l'esattezza. E allora diamo il benvenuto e la buonasera a Giulia Poli di Santo. Buonasera, è un piacere per me naturalmente essere nella sua trasmissione e grazie per l'opportunità che mi dà e cercherò ecco, di delucidare più o meno il mio percorso di scrittura che è improntata sulla narrativa, non solo, ma anche nella poesia. Diciamo che il mio esordio è avvenuto con appunti di viaggio nel lontano 1999 con la pubblicazione di un libro di narrativa. Naturalmente la poesia ha anche bussato alla mia porta e quindi mi divido, io mi trovo sempre ad un bivio nel mio percorso letterario, ma anche nella vita. In questo periodo, ecco, mi sento trascinata dalla narrativa, tant'è che sono usciti diversi libri, e però ogni tanto una vocina, ecco, si affaccia, che è la voce della poesia, e cerca di portarmi sulla retta via, va, diciamo così. Giulia, com'è nata questa passione per la letteratura e poi per la poesia? Questa passione, diciamo che è antica, ma anche perché sono figlia d'arte, se così posso esprimermi, nel senso che i miei genitori mi hanno, contagiata nella passione della lettura, della scrittura, ma soprattutto mia madre. Mia madre, che tra l'altro la maggiore di 10 figli, ha sempre amato la cultura. Lei però non ha potuto proseguire negli studi e ha riversato su di me quella sua passione. Però c'è da dire che lei a 70 anni ha pubblicato 2 libri, quindi è stato un percorso molto bello per lei, ma significativo per me. E quindi una passione che mi portavo dentro, che covava in silenzio. Poi c'è stato un episodio particolare nella mia vita che ha fatto esplodere questo bisogno di scrivere e anche di pubblicare, ma più che confrontarmi con gli altri, è stato un confronto con me stessa. Mi sono messa alla prova. Nella vita, prima o poi, io credo che c'è sempre un momento in cui senti il bisogno di crescere. E quindi questo mi ha portato ad amare la scrittura, la lettura, tutto ciò che, diciamo, riguarda, il campo della letteratura. Tra l'altro, io so e ho visto proprio questa mattina sulla sua pagina un bellissimo articolo che è stato pubblicato che è inerente alla scuola. Mi sbaglio, Giulia? Assolutamente no. Io colgo questa opportunità per ringraziare Enrica Simonetti, che è stata così gentile nel dedicarmi una pagina della Gazzetta, laddove io ho raccontato una realtà scolastica. E con protagonista non solo i docenti, ovviamente, che saluto tutti i docenti per la loro forza. Io sono stata docente sino a qualche anno fa, quindi diciamo ho vissuto in prima linea questa realtà e so quanto lavoro, quanto sforzo, non molto, come dire, riconosciuto talvolta. E quindi mi sono un pochino ispirata a questa realtà e ho scritto Viva la scuola, che la Gazzetta gentilmente ha pubblicato. Spero, insomma, che il lettore abbia apprezzato il contenuto.
Ecco Giulia, lei ha parlato anche di scuola, evidentemente da ex docente, ovviamente credo che starà vivendo anche le difficoltà dei suoi colleghi in questi mesi particolari che si destreggiano tra la didattica in presenza e la didattica a distanza. Lei, ha sentito qualche suo collega in questi giorni? Sì, io continuo ad essere in collegamento con i miei colleghi e effettivamente, per inciso, dico che sono contenta di vivere questa mia nuova realtà, anche perché mi posso dedicare di più alle mie passioni, però, i colleghi li penso spesso. E molte volte mi traduco io stessa in un campo così difficile e so che stanno affrontando uno stress emotivo non indifferente, perché che se ne dica sui docenti? Talvolta vengono vilipesi sul fatto che hanno 3 mesi di vacanze e che non fanno questo, non fanno quest'altro. Non è vero niente, perché lo stress emotivo che si trascorre in 9 mesi scolastici lo lascio solo immaginare. Se poi questi 9 mesi devono passare, trascorrere con la realtà attuale, quella del Covid-19, diciamo che è raddoppiato, perché non si finisce mai a casa. Lo smart working è un non stop, nel senso che devi continuamente essere in collegamento. Se poi parliamo ancora dello sdoppiarsi, cioè il docente attualmente, almeno con la nuova normativa, a scuola deve comunque seguire il ragazzo in presenza e il ragazzo che è a casa, ma ditemi voi come si fa, cioè umanamente c'è uno stress non indifferente. Però ci salva la passione per questo lavoro, presumo. Certo, indubbiamente su questo siamo d'accordo. Giulia, io so che lei di recente ha ultimato un lavoro, mi aveva detto poi in questi giorni, poco prima di effettuare questa piacevolissima chiacchierata insieme, è vero? Sì, io parlavo della ultima pubblicazione, posso far vedere il mio libro, Il Certo. ritratto delle arance. Ecco, possiamo vedere bene la copertina, bellissima, molto bella. Se la alza ancora un altro po', Giulia, la possiamo anche vedere. Ecco, così va benissimo. Eccola qui, Giulia Poli di Santo, il ragazzo delle arance. Di cosa parla, Giulia, bravamente? Allora, io mi sono inventata un neologismo, divertriller. Che cos'è questo divertriller? È un modo di raccontare un giallo in maniera diversa, che abbia quella funzione di divertire in maniera diversa, quindi diversamente divertente. E questo come dire, da tempo avevo questa idea. E che ho riversato appunto in questo lavoro, nel ragazzo delle arance, il cui protagonista è un ragazzo autistico, Tobia. E lo volevo fare, volevo raccontare questa storia non in maniera, come dire, strappalacrime, ma in maniera divertente. In effetti, chi lo ha letto, ha riconosciuto in questo un lavoro, ecco, che ha, non solo divertito, ma ha in un certo senso si è affezionato al protagonista che prende per mano il lettore e lo conduce nelle sue diverse peripezie, talvolta drammatiche, ma talvolta divertente, con risvolti, piacevoli. Assolutamente, aspettiamo che sia il lettore a godersi bene il libro, a godersi tutto il finale, che ovviamente non sveleremo solamente per una questione No. di suspense, più che altro. È un giallo, ecco perché è divertriller. E per Natale potrebbe essere un regalo efficace, In intelligente. questi tempi sicuramente sì, indubbiamente, Giulia. Allora, prima di lasciarci, devo dire che questa piacevolissima chiacchierata ci sta veramente dando davvero una bella energia che di questi tempi non è Mettiamo poco. il freno Prego, poi. Giulia, prego. Allora, ecco, molte volte momenti di riflessione, di pausa, portano a
far crescere delle idee. Ecco, un'idea che sono riuscita a realizzare è il premio letterario Terre di Puglia. A dire il vero, non da sola. L'idea è partita da me, però mi ha supportato a Sant'Eramo, io perché io sono di Mola ma vivo a Sant'Eramo, c'è il club femminile dell'amicizia che è stato entusiasta di questa idea e l'ha appoggiata, l'ha fatta propria e poi siamo riusciti a coinvolgere anche le istituzioni come il Comune di Sant'Eramo e poi anche in collaborazione con la Teca del Mediterraneo, la Biblioteca del Consiglio regionale di Puglia e del GAL. Quindi è venuto fuori un lavoro complesso. Perché non ho precisato che questo premio è rivolto alle case editrici pugliesi. Abbiamo voluto circoscrivere il premio al territorio pugliese. Ecco, di qua deriva anche il titolo Terre di Puglia. Quest'anno la conclusione è stata, abbiamo concluso il 26 settembre con una cerimonia. E con le case editrici vincitrici, tra cui la prima che si è classificata è stata Terra Rossa Bene. con Cristò, la meravigliosa lampada di Paolo Lunare, e la seconda classificata è La Florestano con Apri gli occhi di Rita Lopez, e la terza classificata, ex aequo, Malepilu di Anna Maria Gustapane della Besa Mucci e Il contrario di padre di Sebastiano Mondadori, pubblicato con La Manni. In pratica, insomma, diciamo che come prima edizione è stato un successo. Abbiamo coinvolto i ragazzi, quindi le scuole, c'è stata una giuria proprio di ragazzi che ha decretato, diciamo, una preferenza con Anaximenes della Bianca Taragni. Quindi diciamo che siamo riusciti a fare un percorso complesso, però ecco, interessante. Bellissimo, indubbiamente su questo siamo perfettamente d'accordo, ma evidentemente sperando che tutto questo passi, ci sarà, speriamo, anche una seconda edizione, vogliamo dire, normale, Giulia. Anche noi, perché molto dipenderà anche dagli sponsor che ci supporteranno. Senza Certo. loro non si può fare molto perché è necessario anche gratificare Indubbiamente. in maniera concreta il percorso e le case editrici che Staremo a vedere, allora incrociamo le dita. Un'ultima veramente. domanda, Giulia, prima di salutarci, cosa si aspetta dal futuro quando tutto questo finirà? Io credo un po' di serenità, perché non vado molto in giro, perché cerco di essere fedele, quantomeno ubbidiente alle normative. E però quel poco che vedo, ma anche in famiglia, c'è molta tensione per questa, diciamo, chiusura, tra virgolette, che poi è una realtà. E non sempre si riesce ad affrontare come dire, una realtà così complessa, Sì, perché mi rendo conto anche nella difficoltà delle parole, Giulia, quindi me ne rendo perfettamente conto anche perché abbiamo saputo che probabilmente forse anche il 4 dicembre la situazione credo non migliorerà almeno da un punto di vista delle misure, almeno da quello che ci dicono le agenzie che abbiamo qui in redazione, Giulia. quindi ci auguriamo serenità, poi il resto verrà da sé, io credo, perché l'importante è che la gente sia serena, che i rapporti umani vengano riconciliati e quindi pian piano ce la faremo, anche perché se ce l'hanno fatta i nostri nonni. Mio nonno nel 18, mio nonno che ha fatto la prima guerra mondiale,
mi raccontava della spagnola e quindi facendo un rapporto, poi insomma, se noi siamo qui oggi vuol dire che l'uomo ha comunque questa resilienza, questa forza di Certo. superare e noi, e quindi la dobbiamo, come dire, sperimentare e anche mettere a fuoco e Per natura siamo ottimisti, quindi auguriamoci davvero che le cose debbano andare seguendo il loro corso tradizionale. Giulia, io davvero la ringrazio sentitamente per essere stata protagonista oggi del nostro spazio interviste del nostro telegiornale. Io sono veramente contenta, di essere stata coinvolta in questa realtà e la ringrazio veramente di cuore per questa serata, questo quarto d'ora così interessante. Grazie a lei, buon lavoro! Grazie.